La rivoluzione no trash annunciata da Pier Silvio Berlusconi in Mediaset ha già scatenato polemiche e scandali. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Mentre l'emittente televisiva commerciale cercava di rinnovare la sua immagine eliminando contenuti scomodi, alcuni incidenti televisivi hanno attirato l'attenzione del pubblico e sollevato domande sulla direzione futura dell'azienda. Barbara D'Urso, Ilary Blasi e Belen Rodriguez sono stati sostituiti come volti di spicco delle reti Mediaset, segnando un cambiamento significativo nel palinsesto di Canale 5, Rete 4, Italia 1 e altre reti del gruppo. Tra le novità, c'è stata l'arrivo di Bianca Berlinguer, la giornalista che ha portato con sé il suo format di attualità nella trasmissione e, sempre carta bianca, su Rete 4. Nonostante il cambio di emittente, il programma sembrava mantenere il suo stile e contenuti abituali. Tuttavia, è emerso un episodio che ha scosso profondamente il pubblico e sollevato polemiche sui social media. Durante un'intervista con l'ex premier Giuseppe Conte, Berlinguer ha letto una serie di parole offensive, tra cui pederasta, invertito, sodomita, finocchio, frocio, ricchione e altre, nel contesto di una discussione sull'omofobia. La clip dell'incidente è diventata virale online, ma è stata decontestualizzata, poiché la conduttrice stava cercando di sensibilizzare il pubblico sull'importanza di combattere l'omofobia. Tuttavia, l'incidente ha generato indignazione e ha portato a chiedersi se ci saranno provvedimenti disciplinari da parte di Pier Silvio Berlusconi o se il pubblico ha frainteso la situazione, non tenendo conto del contesto dell'intervista. La vicenda rimane aperta, e la reazione del pubblico e del management di Mediaset sarà seguita da vicino nelle prossime settimane. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.